Sono 42 le missioni militari italiane in giro per il mondo, con quasi 15.000 uomini fuori dai confini, e quanto emerge dall'incontro, le riflessioni sulla geopolitica e sulle implicazioni dei travagliati scenari internazionali, appuntamento a giurisprudenza, nel quale si è fatto il punto sulle guerre al momento in atto sul territorio mondiale, prima tra tutte tra Israele e Palestina e la sua declinazione con l'Iran e poi Ucraina e Russia. Le nostre missioni all'estero sono sotto l'ombrello della NATO e agiscono quindi nell'ambito della legittimità a livello internazionale. Secondo Michele Torres, delegato OCSE, l'Italia si muove tantissimo, ma raccoglie meno di quello che riesce a fare. Spendiamo tanto in uomini, mezzi e denaro pubblico e raccogliamo meno di ciò che potremmo. Un esempio, guardando al passato, potrebbe essere quello dei Balcani. Ci siamo spesi, dice Torres, con uomini, mezzi e missioni dagli anni 90 e abbiamo aperto il campo alla Germania e alla Francia senza fare un gioco di squadra come nazione, ma andando in ordine sparso. Fare un'intelligence economica, conclude, ci avrebbe permesso di aprire vari campi sui quali sfruttare ciò che abbiamo investito. Accanto alla discussione su quelli che sono gli scenari di guerra, vogliamo parlare di quella che è la prospettiva di pace e vedere quali sono gli attori che dovrebbero intervenire per finalmente dare il via a un procedimento di pace che porti alla conclusione di questi gravi e sanguinosi conflitti nel mondo. Accettato il nostro invito, lo